C'è niente da fare, la luce naturale, se fredda, è la migliore amica di tutti. Ciao a tutte aliens, oggi sono qua con un video, indovinate, haul, è l'ultimo però. Ve l'avevo detto o non ve l'avevo detto? Forse l'avevo detto su Periscope, che praticamente avevo fatto un'altra haul sempre su Telly Whale, amore della life, ultimamente. Perché avevo detto che su internet c'erano questi vestiti che io non ero riuscita ad acquistare perché i negozi non c'erano, Ne ho preso uno alla fine, su tre. E comunque poi io ho visto tante varianti di questi vestiti. Alla fine c'erano queste tre fantasie e l'unico che mi stava bene era il total nero con una scritta bianca. So come sono fatta sul mio corpo, non mi posso mettere tanto altro. Comunque ve li farò vedere, scusatemi la capigliatura di questi video comunque. Ma si muore dal caldo, io sono chiusa in camera di mio fratello con quel robo che adesso leverò così magari si vede anche chitarra sotto una cosa un po' più carina. Perché sinceramente dopo lo sbatto di mettere a posto camera mia ci ciocca il sole di fronte. Adesso sta venendo una specie di temporale grazie al cielo che tirerà su un sacco di umidità, sicuro. E quindi sono barricata in casa senza un condizionatore, senza niente, ma con un cane. Vediamo se farvelo vedere, che non lo so, mi pedina oggi, ce l'ha con me, viva giornata, eccolo. C'è un bebè. C'è un bebè. Mi ha sbavata tutta. Quindi niente, questi video saranno così. Quindi, ok, le ho scoperte almeno, non sembra un fantasma. Quindi con l'aiuto di Slash, che non mi lascia neanche il posto su questo letto che è enorme, ma lui si deve appiccicare a me, avrà paura dei tuoni, presumo, ho tutti i vestiti addosso, che poi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 capi, non è chissà che. E ho ancora i prezzi attaccati, grazie a Dio. Però secondo me alcuni infatti non sono scontati, perché c'erano degli sconti del 20% su alcuni acquisti e io sinceramente non mi ricordo quali fossero scontati, quindi non tutti sono a prezzo pieno. Forse di tutti 4 o 5 erano scontati. Non mi vedo questi capelli perché non me li leggo mai, sono legati oltretutto al cazzo di cane, alla pelle di segugio, e quindi non mi vedo. Poi c'ho la fissa delle orecchie grandi. Questi video saranno stupendi. Perfetto, direi di iniziare insomma. E anche in questo non ve li faccio vedere indossati, sennò schiatterei, cioè non ce la posso fare. Comunque la prima cosa che vi faccio vedere, in generale comunque ho preso una maglietta sola, due vestiti, una tuta intera e il resto sono gonne. Perché va così quest'anno per me, siccome mi vergogno di far vedere la ciccia, quindi di mostrare i rotoli mettendo i pantaloncini, è l'unico modo che trovo per non morire di caldo è mettere queste gonnellone, che comunque sia sono semi trasparenti, quindi si vede, però il mio cervello mi dice che va bene così. E oltretutto oggi ho la maglietta di Telly Whale dell'altro haul, How Hot, e non so, mi piace un sacco, non so con cosa abbinarla, però perfetto, andiamo avanti. Allora, l'unica cosa di mia mamma, poi unica, nel senso noi ci scambiamo molti vestiti, i vestiti che porto io li porta lei, quelli insomma adatti anche diciamo alla sua età tra virgolette, anche se questo discorso non l'ho mai capito, perché insomma ognuno alla sua età può mettersi quel cavolo che vuole, però tipo certe gonne le potrà usare anche lei, e quindi insomma è una haul cumulativa, però questo qua porta lei perché io mi ci vedo proprio, e comunque è molto simile a una tuta che avevo io, che ho ceduto a lei. E questo qua costava 30 euro e secondo me è anche grande per lei. Devo dire che ho provato tutto tranne questo che appunto è di mia mamma, e solamente una gonna mi sta un po' larga in vita, ma io sono fatta così, sono fatta clessidra, quindi è un classico. Ed è questa tuta qua fatta davanti al seno, questi fronzoli, lei dice che gli piace perché lo copre al seno abbondante come il mio, ed è una tuta lunga con questa fantasia qua. Adoro il profumo dei vestiti nuovi, scusate, questa fantasia qua. Siccome non li indosso, proverò a fare una cosa intelligente, un montaggio carino, e proverò ad andare a cercare i vestiti sul sito. E siccome si tratta di shopping online, siccome cercherò le immagini dai siti, vi metterò anche il link nell'info box se li trovo, perché quel sito è fatto strano. A parte che adesso l'hanno appena aperto e stanno bombardando di roba, quindi non andrò sulle novità, andrò a vedere solamente l'ordine che ho fatto, perché sono in parte il cuore. Ok, poi avete presente la gonna color menta, quel colorino pastello strano, bene? Ne ho prese di altri due colori, identiche, quindi è stato abbastanza semplice perché potevo prendere la stessa taglia,
non c'era, avevo la 40 mi pare, non c'ero, ho preso la 38, siccome sono a vita alta e io ho la vita veramente stretta, sono fatta clessidra e quindi ho detto vabbè se ne frega, poi sono lente, infatti mi sta lo stesso. E queste sono costate 25 euro, ma mi sa che queste erano in sconto. La lilla sicuro, la bordeaux no, una è fatta così. Devo dire che queste qua mi stanno anche meglio, perché il difetto di Stegone è che c'è la... sono trasparenti, però c'è la sottoveste, chiamiamola, qua dentro, che è veramente molle molle e mi sale su nell'altro. Invece queste qua forse secondo me, siccome una taglia in meno, è un po' più aderente, non mi sale su ogni tre per due, sono sempre già a tirare una rottura di maroni. E quindi una è questa, che sono veramente tanto morbide, poi il colore è bellissimo. Adesso molte volte ho detto, quando fai vedere le cose bianche stai attenta alle luci, adesso non ho luce, solamente la luce esterna, quindi insomma spero che si veda, è un proprio un lillino. E poi c'è il mio amato bordeaux, che sapete che è uno dei miei colori preferiti, proprio macabro inside, e... adoro. E stessa cosa, c'ha la gonnellina dentro anche, e qua è semitrasparente. Bella 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 questa. Comunque stessa identica cosa, anche questa mi pare sia costata, sì, sempre 25,95, 26 da arrotondare, però quella lì era in sconto, quella no perché era uscita con la nuova collezione Bohemian, cosa del genere, mi pare, videocamere che si muovono. Poi siccome vado in Cina quest'estate, come sapete, tra poco oltretutto parto, e tutte le volte che vado in Cina c'è sempre il problema del vento. perché sì, anche quando vai sul Bund, dove c'è lo skyline di Shanghai, il più famoso, lì è il Bund, e c'è sto cavolo di vento ed è bellissimo stare lì. Tutte le volte devo rinfugiarmi come un idiota, perché di solito si va la sera, perché di mattina ci abbiamo provato una volta e credevamo di morire veramente, perché ci ciocca proprio il sole, tutta ce l'hai, non c'è un posto all'ombra, e quindi ci si va di sera, magari ti infighetti un pochino. Ecco, avevo sempre dei vestiti super svolazzanti e una rottura di maroni veramente, perché ti delle mutande, stanno giù così, passavo le giornate a coprirmi, non era bello. Quindi con quelle gonne, che ho la gonna aderente, è perfetto. Anche con le altre, l'unica eccezione è questo vestitino qua, che lo trovo veramente tanto simpatico, e che uno dei problemi è che mi sta un pochino largo in vita. Io ho questa sfiga qua, ho i fianchi larghi, ho il seno grosso e la vita stretta, che può sembrare bello, però per comprare vestiti è un macello. Ed è questo qua, con tutti questi bottoncini, ha le coppe, ha delle imbottiture nelle coppe, cosa che io odio, perché già ce le ho grosse, poi metti l'imbottitura nelle coppe e poi vado a vendere i meloni. Cioè, scusate, però non è tanto grande, solamente per dare la forma poi, perché non è tanto grossa, però... per chi ha il seno grande anche questo fa la differenza, anche per chi ha il seno piccolo una coppa così già dà un po' più di forma, però è una rottura di coglioni per me. Comunque sì, c'è questa fantasia sotto che io mi piace veramente un sacco, è un po' svolazzante anche questo, solo questo, e dietro è fatto così, c'è un po' la schiena scoperta con questo fiocchettino, e la parte che mi sta larga è questo elastico qua, e quindi sabato vado da mia nonna, gli porto questa cosa qua insieme a... ve la faccio vedere subito, a questa gonna qua, che mamma mi ha detto prendi la taglia più grande, io volevo prendere la 40, le ho detto piglia la 42, e infatti mi sta larga, però sempre in vita, ne possiamo fare. E questa gonna è bellissima, ha questa trama che io chiamo divano, ma è molto simile alla trama dei divani, e la cosa bella è che ha, come anche le altre gonne, ha uno spacco che non è che si vede tutto, solo quando cammini praticamente si vede, però è particolare, non è le solite gonnellone. Se mi vedete muovere il cane, che ansima e sbuffa. Slash, cosa c'è? Slash, cosa c'è? Cosa ti turba nella tua vita? Non lo so. Ok, e questa è costata 16 euro, ma secondo me era in sconto. Quello che è sconto, se lo trovo provo a mettervelo, e quindi anche questa qua è una gonnellona lunga e mi sta larga in vita, come potete vedere è veramente tanto larga. Io farò questo super haul super corto, mamma mi piace parlare,
La maglia la lascio per ultima. Vi faccio vedere questa che l'avete già visto. Avete presente quel vestitino? Se non l'avete visto, comunque la haul ve la lascio qua nell'info box, il link. Quel vestitino praticamente con le rose bianco e nero che faceva, aveva venuto una grande scollatura che mi imbarazzo un po' sempre a mettere fuori. E ecco, ho trovato un altro colore che secondo me è il triplo bello di più di quello, ve l'ho detto che quella colore lì non è che mi sconfifferasse molto. Sempre da 38, 30 euro, questo sono sicurissima che era in sconto, sicura sicura, ed era fatto così, vedete dietro c'era questo pezzo, questa parte elasticizzata del punto vita, perfetto per me, come avevo già detto prima, e poi qua c'è questo bello scollo che se tu non avessi tette, scusatemi se torno sull'argomento, ma se uno non ha tette non è neanche tanto un grande, oddio sì comunque, però si vede un pochino, col fatto che ho tante tette non mi ci stanno, purtroppo è questo, non posso prendere anche una taglia più grande perché mi starebbe il triplo largo, già questo qua mi sta largo sotto, ma non mi stanno, quindi mi esce sempre fuori il reggiseno, è solamente quello, però chi ha un seno meno abbonato del mio, che non è che è una sesta o una quarta piena, sicuro gli sta meglio di me. Io sembro un po' una battona quando giro con questo vestito, però è veramente tanto comodo perché è un po' corto davanti e lungo dietro, e la stessa cosa anche qua, a questa parte un po' trasparente e sotto all'altro pezzo di gonna slash che ansima, ed è fatto così bello bello. Ho già detto quanto costa? Costa 30 euro, però sono sicura che fosse in sconto. Poi quest'altra gonna che appena l'ho vista ho fatto, devi essere mia, e dal vivo è ancora più figa perché dalla foto sembrava, poi sono stupida io perché guardo le cose in fretta, dalla foto sembrava che questo pezzo qua fosse tutto nero normale e da metà gonna fosse solamente in pizzo, invece è tutto in pizzo, vedete? Bellissima, è costata 30 euro. Lì sono taglie strane perché questa qua comunque è la stessa taglia di quell'altra, una 42, ma questa mi sta bene, quella no. Vabbè, e anche questo appunto c'è questo pezzo, insomma, questo qua è un po' cortina, ha tutto questo pezzo fatto in pizzo, pizzo sì, non lo so, non so descrivere gli abiti, scusate, mi sono un po' inutile il mio haul, però visto che vi era piaciuta quella di prima, e più o meno i capi sono dello stesso stile, allora ripropongo la cosa, e ha i due spacchi laterali, uno di qua e uno di qua, questo vestito che perde peli, peli, fili, che è quello che vi ho fatto vedere, avevo messo nell'immagine nel video che volevo, che quando mi è arrivato sono rimasta un po', ma aspettavo qualcosa di un po' più figo sinceramente. La scritta innanzitutto non me l'aspettavo giallognola, ma me l'aspettavo bianca. È costato 20 euro, questa è una 40, lungo 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 lungo, con due spacchettini ai lati, uno di qua o solamente da un lato, solo da un lato, solo uno spacco da un lato, e mi fascia molto, mi sento un po' la treppina, cosa non molto carina, però vabbè, e me l'aspettavo, insomma, è un vestito che fascia, gongo Sara, ok, e niente, mi aspettavo un materiale così leggero, però non mi aspettavo che perdesse già tutti sti fili, sinceramente, l'unica pecca. Unica maglietta che ho preso, prima ne avevo ordinate 300, perché ho fatto due ordini, avevo fatto tutto l'ordine eccetera, poi deficiente io ho spento il computer, non dovevo ancora pagarlo, ho spento il computer e non me l'aveva giustamente salvato, e avevo preso tra quattro magliette da mettere sopra queste gonne, poi sono uscite quelle nuove gonne lì, quella cosa bohemian mi sa che si chiama, allora ho lasciato stare le magliette e ho tenuto le gonne, perché comunque di crop top ne ho, strano ma vero, perché ho la trippa, ma io adoro i crop top, anche questo, cioè è un crop top, ho la trippa ma mi piacciono un sacco, ok, e anche questo è un semi crop top, senza scollatura, così non ho problemi di tette, perfetto, a collo un po' così alto, smanicato, ed è questo tessuto, non so parlare, e questo tessuto elasticizzato veramente tanto carino, nero, un po' trasparente, infatti se ti metti un reggiseno nero, oddio, io con le tette che ho mi metto una fascia, perché secondo me poi dopo è, scusate, per me è eccessivo, non lo so, e quindi mi metterò sicuramente una fascia, e questo qua è costato 13 euro e ho dovuto prendere una L,
figo, figo, figo. Nada, io spero che anche questi acquisti vi siano piaciuti. Non penso proprio che ne farò altri, sicuramente no. Di vestiti neanche in Cina penso che ne prenderò, perché lo sapete, hanno veramente delle taglie e io non sono, e quindi mi è un po' difficile. Niente, vi mando un grosso bacione e insomma, comunque se vedete delle haul le vedete tra un bel po' di tempo, tra 1 o 2 mesi, e io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Exo Aliens, ciao.